bacio, sì. Io non mi ricordo. Mi ricordo che lui è una cotta per me e io una cotta per lui, ma non mi ricordo se ci siamo mai baciati. Non lo so, non mi ricordo. Non mi viene in mente. Guardate, la vedete, vero? Ve la metto qua così la vedete. Guardate, ragazzi. Avete visto la Coca-Cola che effetto gli fa? Ma appunto solo zero. Oh! Ho detto ma appunto solo zero! Come? No! No! Wow, che sfacciva! No! Voglio. No, non lo dico. Ultima seconda. Mamma mia qua tu hai rischiato un botto, eh. Ammetto che t'ha pagato la cosa, ma hai rischiato tantissimo. Aspetta, fammi gli zozzi. Questa la devo mettere. Dai, vai. Buttato fuori tutta la lobby. Ma... Oggi quando ho preso le scarpe da sotto al letto, all'improvviso ho sentito un rumore metallico. Ho detto vabbè, non sarà niente di che, non ho controllato. Poi sono ritornata e ho visto il cerchio del mio orecchino, quello del teschio, a terra. Io, ah, ma non si è rotto, solo che non l'avevo chiuso bene, quindi si era caduto, capito? E poi per fortuna separatamente, alzando la coperta, ho trovato anche il teschietto. Nello stretto tempo e con questa giocata a scavalcare la scivolata sta interpretando la gara molto bene, primo da trequartista, adesso nel suo ruolo. E sigo il tuo cerchiello. Ma perché lo chiami cerchiello? Si chiama cerchietto. Il fidanzato di lei che io non sapevo che lei aveva. Ah, Matti, mi dispiace. Hai due stelle. Ciao Luchetto, ciao! Sei una leonessa? No, sono una capricornessa. Ciao Daniele! Mi vuoi sposare? E sposami.
Ma non ti devi buttare giù, assolutamente no, Raf. Comunque sta un ragazzo, va dal prete, va da Don Patrizio a... dal padre, dice: padre, ho peccato, sono andato a casa della mia ragazza.